Benvenute ad amici ed amiche sul nostro canale. Oggi volevo condividere con voi un'immagine che ho trovato su Instagram di una fan di Jean-Jamal, direi anche molto molto brava, dove da una foto di El Turco ha creato una sorta di trucco. In realtà l'immagine è una modifica, un montaggio realizzato da fan che ricreano come sarebbe una possibile copertina della serie El Turco. Una fan art così ben curata e realizzata con tale buon gusto da, ci tengo a dirvi il nome, Iris Floresilla, che ho apprezzato molto e che ho notato è stato accettato da tantissime persone in maniera molto positiva e potrebbe in effetti diventare il nuovo logo, la nuova foto della serie, appunto, El Turco, che come ben sapete è la nuova serie che lui andrà a girare e di cui precedentemente vi abbiamo anche mostrato i momenti in cui lui si sta preparando ed allenando in casa sua proprio per tenere il suo fisico in forma e pronto per le nuove registrazioni, per i nuovi ciak. Come sapete, Jean in questi giorni ha lasciato un attimo il suo ruolo, diciamo, da attore impostato, belloccio, simpaticone, e ha fatto uscire un pochettino il suo lato un pochettino più delicato, più umano, direi, dove chiedeva in maniera quasi disperata alle sue seguaci di rispettare la privacy e ha annunciato di essere in procinto anche di cambiare casa, dato che ormai la sua è diventata quasi invivibile a causa delle continue incursioni e appostamenti giorno e notte delle sue fan. Jean ha rivendicato il suo diritto a vivere la vita come un comune mortale, supportando i riflettori accesi, ma non sopportando più le continue insinuazioni maliziose nella sua vita e l'assoluta mancanza di rispetto per la sua privacy, che percepisce purtroppo anche in casa sua. E come dicevamo, nel frattempo lui sta mettendo insieme tutti i tasselli della nuova serie che noi continueremo a seguire, che noi continueremo a tenere aggiornate voi giorno per giorno, purché voi vi iscriviate al canale e continuate a seguirci su questo canale. Al prossimo video.